Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Tutto Tech. Sì, abbiamo già mandato in onda la sigla, quindi tutta la parapecchia del beccatevi là non ci sarà. Beh, andiamo al succo del video. Il video oggi è per un prodotto che a casa mia serve veramente tanto. Infatti ringrazio Marco che dopo una consultazione SEO che abbiamo fatto mi ha detto sì prendilo, perché comunque è un prodotto smart, serve, e sicuramente parecchie persone avranno quel tipo di prodotto che deve essere comandato. Beh, ho preso un motore smart per le tende a pacchettino, quelle che hanno la cordicella con la catenella. Dopo vi faccio vedere bene il video, capirete. Sì, perché ogni qualvolta noi decidiamo di prendere un prodotto, ci consultiamo, vediamo che valenza può avere, che interesse possa avere, dopodiché se poi serve anche a noi tanto meglio, lo acquistiamo. Di solito non facciamo gli acquisti, poi facciamo i resi su Amazon, perché comunque quello che prendiamo cerchiamo sempre di tenerlo e comunque di testarlo prima di potervelo presentare. A tal proposito, stiamo aspettando che escano tutte le novità che erano state presentate nel 2021 da Amazon, in modo tale che poi riusciamo anche noi ad entrare in questo mondo e proporvi tutte le novità che usciranno, perlomeno quelle che potremo permetterci. Il prodotto in questione è un Vislone, è un motore che appunto può essere comandato dalla nostra assistente vocale, ad un prezzo su Amazon di 60,99 euro, e l'ho acquistato perché ogni volta bisognava tirare su e giù la tapparellina, la porta finestra è veramente enorme, quindi tira su, tira giù, ci mette via la vita. Adesso invece do il comando e fa tutto in automatico. Questa è la parte bella, perché mi vedete adesso, bello, tranquillo, funziona tutto, quindi sono felicissimo. Se mi vedevate 2 giorni dopo aver acquistato il prodotto, non ero proprio così. Abbiamo scambiato parecchie mail con il rivenditore, perché le istruzioni che vi arrivano sono in inglese e basta. E vabbè, quello si può sopperire alla cosa, se mastichi un pochettino di inglese anche maccaronico qualcosa riesce a tirarne fuori, ma il problema è che non riuscivo a farlo funzionare, nel senso che collegato funzionava, toccando, perché poi ha la sua app Tuya dedicata, è fantastica la cosa. Però il problema era che non riuscivo a mandarlo in pairing, quindi nel far la ricerca per poi dopo poterlo abbinare alla sua app. Quindi scrive al rivenditore, questo mi risponde, e continuava a ripetermi che dovevo togliere il prodotto dalla app, ma io dicevo guarda che non ci sono nemmeno arrivato a quel punto, sono ancora alla fase precedente, devo mettere il prodotto in pairing, cosa devo fare? Alla fine What's American Boy ce l'ho fatta, e non vi dico, ieri sono riuscito finalmente a far riconoscere, a mandare in pairing il prodotto, a farlo riconoscere dall'app Tuya, e tempo zero, o meglio, passati 2 minuti mi aveva detto non ho trovato niente, poi torno nella home page, puff, trovato. Cavolo, dico vabbè, fa niente, va bene, l'importante è che ho trovato e sono riuscito. Per chi ci segue da un po' di tempo sicuramente gli ricorderà un altro prodotto che Marco odia, gli sta proprio qua, che ci ha dato del filo da torcere. Anche su quello ci stiamo lavorando, torneremo, non ce lo siamo dimenticati di collegare il Broadlink LRM4 Pro con SkyQ. Prossimamente faremo anche quello. Tornando invece a questo prodotto, alla fine ce l'ho fatta e adesso con un comando vocale alzo e abbasso la tapparella a mio piacimento, dando le percentuali. Però adesso bando alle ciance ragazzi, e niente, vi lascio al video dove vi spiego tutte le vicissitudini, tutto quello che è successo, per poi dopo arrivare a questo momento di gioia. Passiamo ora all'unboxing. Troviamo il manuale di istruzioni, purtroppo solamente in lingua inglese, il motorino. Togliendo il tappo, il coperchio, troviamo la rondella, la ghiera, nella quale si farà scorrere la cordicella, la catenella. Qui abbiamo il tasto per farlo salire, per farlo scendere, e lo stop. Nella parte posteriore, poi, con un semplice click, si può sfilare il supporto. Qui ci sono i fori per poter applicare la base al muro. Abbiamo il radiocomando con i medesimi tasti che sono riportati sul motore. Abbiamo la basetta per il radiocomando. Nella parte posteriore potete notare c'è il biadesivo per poterlo applicare al mobile oppure coi fori al muro, e qui sotto c'è una calamita. Questa serve per poter attaccare il radiocomando e lasciarlo montato in modo tale che si sappia sempre dov'è e non è un altro telecomando che si può perdere. Se per caso avete un tipo di catenella diversa, ci sono 3 adattatori in modo tale che si possa adattare qualsiasi catenella al montaggio. Alimentatore, compresa italiana, e il jack che va inserito nella parte sottostante.
E infine non possono mancare i tasselli e le viti per poterlo applicare al muro. Abbiamo anche una dima per poter fare i fori al muro del nostro motore. Ci sono i due fori, quindi vi basterà semplicemente prendere le misure, dopodiché questo dovrebbe essere adesivo, infatti, lo attaccate al muro e potete procedere con i fori. Adesso andiamo ad effettuare l'installazione. Per prima cosa ho agganciato il motore alla cordino, dopodiché ho appoggiato questo adesivo, la dima, qui, l'ho avvicinato e ho attaccato la dima al muro. E adesso procedo a fare i buchi. Una volta fatti i buchi e messi i tasselli, assicuratevi che sia fissato bene al muro. Facciamo scivolare il motore appoggiando già la catena nella sua guida ed ecco fatto. Adesso facciamo una prova. Funziona. Applichiamo ora il coperchio. Ecco qua. E il prodotto è collegato. Per prima cosa scaricate l'app Tuya, vi registrate se non avete altri prodotti già registrati con Tuya, se lo avete vi basterà inserire le credenziali o comunque già l'avete a disposizione. Siete nella home page, cliccate o aggiungi dispositivo oppure il tasto in alto a destra più. Fatto questo, andate a cliccare su piccoli elettrodomestici che si trova sulla parte sinistra, poi scorrete fino a trovare tenda wifi. Non cliccate sull'altra perché quella non vi viene riconosciuta. Inserite la password del wifi e fate avanti. Controllate che ci sia il lampeggio, quindi mettete il flag nella parte in basso e fate ancora avanti. Ora partirà la ricerca automatica del dispositivo, quindi ci vediamo dopo una volta trovato il dispositivo. Vi comparirà un errore, ma non vi preoccupate, tornate nella home page e puff, avete trovato il vostro dispositivo tenda. Verrà ridenominato con un altro nome, io l'ho già rinominato per comodità. Da questa schermata cliccate sul dispositivo tenda, fatto questo vi si aprirà la schermata della vostra tenda, cliccate su altro in basso e poi limit set, dopodiché andremo a cliccare su upper limit setting che darà l'altezza massima della vostra tenda. Voi non fate altro che portare la tenda fisicamente con il motore alla massima altezza, dopodiché confermate con il tasto in basso upper limit setting, tornate indietro e cliccate su lower limit setting e facciamo la stessa cosa, portiamo fisicamente la tenda con i tasti sul motore all'altezza più bassa che vogliamo, che desideriamo, quindi quando gli daremo il comando di chiusura sappiamo che arriverà lì e quindi lui terrà come range da 0 a 100, dove 0 sarà l'altezza massima, 100 la chiusura massima della tenda. Fatto questo, una volta che abbiamo deciso che quello è la misura corretta, cliccate su Lower Limit Setting e date la conferma. Passiamo ora al riconoscimento tramite il nostro assistente vocale. Entrate nell'app del nostro assistente vocale, Skill e Giochi, cercate l'app Tuya Smart, l'abilitate, una volta abilitata avete la ricerca dei dispositivi, quindi metterà in moto la ricerca del dispositivo e, come vedete, un dispositivo trovato. Partiamo con la prova. Tenda 50%. E la tenda parte. L'unica cosa che vi dovete ricordare è che non accetta comandi su, giù, o alzati, abbassati o che cosa. Va a percentuali. Potete fare la stessa cosa utilizzando l'applicazione, ma se volete dare il comando vocale ricordatevi che va a percentuale, perché nel momento in cui impostate il limite di massima apertura e di massima chiusura, questa terrà quelli come parametri per poter aprire e chiudere la tenda. Adesso, una volta che la tenda arriverà al 50%, si bloccherà da sola, quindi anche se siete fuori casa, vi accorgete con le telecamere di sorveglianza che avete lasciato le tende aperte, potete fare questa operazione o addirittura potete creare una routine eventualmente dove, uscendo di casa, gli dite esco, spegnete tutte le luci e in più gli dite che si deve abbassare la tenda alla percentuale che decidete voi. Come vedete la tenda si è chiusa al 50% e l'operazione finalmente è riuscita. Potete comandare quindi in tre modi: o dall'applicazione,
oppure dalla applicazione con due tasti su e giù, oppure a fianco alla tenda c'è una lineetta blu, potete far scorrere quella, oppure dare il comando vocale in percentuale. Bene ragazzi, come al solito vi lascio qui sotto il link in descrizione per poter acquistare questo prodotto. Io direi che per questo video è tutto e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!